Una ricetta che a me piace molto, le orecchiette con le cime di rape. Allora, ci sono vari modi, molte persone addirittura cuociono le orecchiette insieme alle cime di rape. Io ho un modo molto, devo dire, molto a modo mio, ma comunque racconto come la preparo io. Io ovviamente questi broccoletti, cime di rape, qui a Roma si chiamano broccoletti, che sono molto importanti che vengano puliti bene, cioè gli va tolto bene tutto il filo, vanno pulite le parti, diciamo quelle più cicciottelle, che poi sono quelle più buone, togliendo la pelle e lasciando però diciamo questa parte centrale che è veramente la più gustosa, e le faccio bollire mettendo l'acqua. Quando l'acqua è in ebollizione, metto un pochino, pochissimo sale, le butto giù, le faccio in qualche modo cuocere una di minuti, poi le tolgo e le metto a completare la cottura in una padella dove avrò scaldato 2-3 spicchi di aglio schiacciati, li faccio scaldare. Non devono essere, come posso dire, bruciati, devono essere appena imbionditi, in maniera che rilasciano tutto il loro aroma all'olio extravergine d'oliva nella padella. Poi tolgo questi spicchi, metto le cime di rape con delle 2-3 alici, filetti di alici fatti a pezzettini, un pochino di peperoncino e le faccio insaporire. Nel frattempo, accanto, facciamo cuocere le orecchiette, e quando le orecchiette sono pronte le mescolo in questo padellone con appunto le cime di rape, le alici, le acciughe sono quelle praticamente sott'olio, e con il pizzico di peperoncino mescolo bene tutto, faccio bene insaporire in questo padellone. Dopodiché, una volta che verrà servita questa buonissima preparazione, io aggiungo del pecorino, il classico pecorino romano. Trovo che sia una ricetta molto molto gustosa, molto semplice da preparare, molto economica, che piace veramente a tutti ed è anche estremamente digeribile.